Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo nei pressi dell'uscita autostradale di Arluno perché i trattori hanno iniziato a bloccare. Adesso andiamo avanti a vedere. Hanno bloccato la strada qua prima. Vedete, sentite che stanno suonando. Cosa concordate di 5 minuti? Aspetta, passiamo di qua che là si è fatto un po' di coda. Adesso prima di andare, ecco, vedete che sono di là. Qua si sta facendo un po' di coda. Bene. Ciao. No, stanno bloccando i trattori. Aprono tra un 10 minuti circa. No, no, là vedo un po' di coda, però secondo me se passo dall'altra parte ci riesce. Prego. Vedete? Ecco che ci arriviamo dove erano l'altra volta. Bene. Grazie. Vedete l'uscita dell'autostrada che si trovano bloccati. Ecco, sinceramente penso che sia una manifestazione molto importante, soprattutto eccoli che arrivano, che stanno partendo, dopo che ieri hanno finanziato il governo 385 milioni di euro per andare a togliere le ultime campagne. Ciao. Vedete? Eccoli qua. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Vedete? Ciao. Ciao. Opla là. Vedete che si ferma già qua la coda, passiamo in mezzo con la bici. Strada. Ecco perché la Regione Lombardia purtroppo è una delle prime regioni in Europa per il consumo di suolo, e il fatto che ieri ancora, mentre non trovano i soldi per il raddoppio ferroviario da Albairate ad Abbiategrasso e in là, hanno trovato 385 milioni di euro per andare a consumare ancora il suolo lombardo. Quindi questa è una delle prime manifestazioni contro il mostro d'asfalto. 385 milioni di euro. Ciao! Ciao! Avete riconosciuto senz'altro Lucrezia Bianchi del Comitato Agricolo del Magentino. Ciao! Fatto il giro. Aspetta che è di qua. Buongiorno, ciao! Ciao! Senza agricoltura non c'è futuro, difendiamola! E infatti andare a buttare 385 milioni di euro per una tangenziale nel Parco del Ticino, che rischia di far perdere le tutele, buongiorno, del Parco del Ticino, è una follia. E questa è la prima manifestazione. Vedete, anche qua è bloccata. Ciao ragazzi! Ciao! Aspetta. Vedete perché? Importante. Lascerei qua la bici e proseguo a piedi. Andiamo a fare qualche intervista. Ciao, la Sara. Difendiamo il cibo sano. È immenso questo trattore, la ruota è più alta di me. Ciao Lucrezia, ciao.
Veneto. Ciao. Eccola. E vedete, adesso almeno chi ci segue in diretta sta ricominciando il traffico dall'uscita dell'autostrada di Arluno. È la terra che nutre l'uomo, agricoltura, natura, ambiente, cibo sano. Buongiorno. Scusate che passo di qua. No, al fotovoltaico sui terreni agricoli. Tra l'altro, come associazione ambientalista, ricorderete che abbiamo vinto anche delle cause importanti sia in Puglia che in Liguria, perché quello che si dice, l'energia pulita, ci abbiamo tutti i capannoni da riempire di pannelli fotovoltaici, che senso avrebbe metterli a terra, no? Quindi è una battaglia, una lotta anche per la biodiversità. Salve. Ma come verde. Opa. Passo di qua, posso? Opa. Ciao, ciao. Bene, ciao. Due parole su come mai siete qua, lo sappiamo già, però ripetiamolo. Non a me, che io. Ah, ok. Bene. Vediamoci anche un altro. Va. Lollo, ci fai o ci sei? Bellissimo. Si stava meglio quando si stava peggio. Viva gli agricoltori. Salviamo il Made in Italy. Se anche oggi hai mangiato è grazie agli agricoltori, grazie di essere qua. Abbiamo un presidio partecipato, sono qua. Siete qua da ieri sera, ragazzi, no? Ieri sera, no? Bravissimo! Dai, qualcuno intervistato che dice qualcosa? Non ci sono le mignotte! No, dai, rimaniamo un po' seri! Rimaniamo un po' seri! Ancora sì! E certo che sono qua! Lui è quello che mi aveva tirato il calcio l'altra volta, che dai, non l'ho denunciato perché. Amen. Però bene. È importante. Dunque, qualcuno il portavoce che dice qualcosa? C'è un portavoce che. Maurizio, salotti, vai capitone. Allora, prendono nel culo. Qualcuno che vuole dire qualcosa? Siamo in diretta? No. Va bene, niente, faccio la parte. Me lo tieni un attimo? No. No, tieni qua così che faccio io la video. No, non riesco. Ok. C'è il cane, aspetta. Ciao. Me lo tieni un secondo che dico due cose? Ciao. Niente, come European Green Party noi diamo la solidarietà agli agricoltori, guardate sulle pagine Facebook, c'è un documento dei nostri deputati, perché pensiamo che sia importantissimo tutelare l'agricoltura. Quello che ho detto prima in apertura del servizio, ieri il governo che ha stanziato 385 milioni di euro per andare a violentare il parco del Ticino con un'autostrada inutile, hanno trovato 385 milioni di euro per fare l'autostrada nel parco del Ticino, dove c'è la terra pregiata, dove gli agricoltori lavorano e grazie a loro mangiamo, però non hanno trovato i fondi per il raddoppio ferroviario da Albairate fino a Mortara. Quindi penso che questa sia una mobilitazione importante. Gli European Green Party danno la solidarietà agli agricoltori ed è importante andare avanti e cercare di organizzarsi, ovviamente rispetto alla legge. No, questo è mandato di venire da Roma qua. Io ho finito il mio servizio, se qualcuno di voi vuole dire qualcosa sono a disposizione. Ok, vado allora. Grazie, buona giornata a tutti, grazie di essere qua. E poi noi ovviamente promuoviamo da sempre l'agricoltura biologica e vorremmo la PAC che andasse verso il biologico. Vedete, sono tanti trattori, 1, 2, 3. Vedete, agricoltura, natura, ambiente, cibo sano. È la terra che nutre l'uomo. Difendiamo il cibo sano. Oh, là.
Ciao. Mamma mia, ma noi non ci...